Hola, sono Gina, la figlia di Mariuccio Salesi e Gaetanino Porcelli. Io sono nata a Balvano, quel piccolo paesello che ricordiamo tutti quelli che siamo immigrati. Io ricordo delle belle cose, della Jumara che adesso non funziona più, che era il fiume che passava dove c'erano le terre del mio nonno, che c'era la vigna. Poi c'era, nel paese c'è il santuario di Sant'Antonio, che è il protettore, che si faceva la festa e ancora si fa, e ricordo quando facevano la processione che circondava tutto il paese, pure la fontana dove c'era l'acqua che andava a pigliare tutti, perché prima non c'era l'acqua nelle case, la fontana Inuzzi che quando si andava alla stazione era la fermata per bere, e io ci sono andata dopo 44 anni e ho trovato la fontana Inuzzi che funzionava, pure quella di Sant'Antonio, solo che mi è sembrata assai più piccola di quando io la ricordavo. Sono gli anni che passano. Ricordavo le belle casette, il castello dove viveva mio nonno, che il terremoto ha tirato tutto sotto sopra, che adesso non ci sono. Ho visto delle fotografie adesso per internet dove la casa del mio nonno adesso è un miratore per mirare tutto il paese. Ricordo la neve, i prati, che adesso in uno dei prati hanno fatto un'autostrada dopo il terremoto, cose che scompongono tutti i paeselli piccoli e anche delle città delle volte. Ma sempre c'è una nostalgia del mio paese, di quelle casette, delle vecchiette sedute fuori le case. La mia zia Angelina con il suo marito Alfonso adesso sono morti. Li ho visti dopo tanti tanti anni, che mi ha dato tanta nostalgia. Per fortuna ho potuto vedere quasi tutti. Adesso non c'è quasi più nessuno che i miei cugini. Voglio ritornare lo stesso a vedere ancora la mia terra dove sono nata, che sono i più bei ricordi. Quelle casette, la fontana, la stazione che non funziona, il prato che non c'è, ma ci sono adesso, ci sono le fabbriche, le fiorerie, le nuove panetterie. Le macchine che prima non c'erano, prima c'erano solo gli asinelli e i cavalli, adesso ci sono le macchine. Anche le campagne sono tutte differenti, ma uno dei miei cugini, Onofrio, ha fatto una piantazione di ciliegie che mi sento assai orgogliosa. Mi vorrebbe stare là in giugno per mangiarne tante, che sono così belle. Sono i paesi, i ricordi di quando uno era piccola. Siamo emigrati nel tempo della guerra, come tanti italiani. Adesso siamo in Uruguay. C'ho una bella famiglia, sono sposata con Rocco, il figlio di Nicola il salaiuolo, e Pasqualina di Calonia, quello è mio marito. Abbiamo una bella famiglia. Prima ho fatto la sarta, adesso faccio la cuciniera. Se qualcuno viene in America e vuole mangiare un bel piatto di maccheroni, ce li faremo pronti. Anche dei fucuni per fare le feste, oppure facciamo dei strufoli. Quello che i paesani vengono a vedere, o degli amici, per ricordare le nostre terre di Natale. Bene, il mio paese è così bello, lontano, ma c'ho i suoi bei ricordi. Un bacio a tutti e che tutti lo ricordano come sempre. Ciao.